Buon pomeriggio amici di Spazio Games. Eccoci, eccoci con il live di domande e risposte di questo venerdì, ultimo venerdì. Di agosto si dice addio alle vacanze, ultimo venerdì prima dell'apocalisse. Esatto. Scusate i vostri familiari, la vostra ragazza, i vostri amici, lasciate le PS4 e Xbox One a me e le rivenderò con amore. La prima domanda che giunge dal mondo è la seguente, ma che cazzo è successo a Jimbo? Ah, Jimbo è cresciuto, ha fatto una cura ormonale a Taiwan, poi è tornato a ed, era era, ed era così. Gli è cresciuta solo la testa, il resto del corpo no, ma lui sembra felice quindi va bene così. Va bene, comunque, Mamma mia, ma fa impressione. A parte che vogliamo spiegare, è un Panda Inception che è Jimbo che indossa. Jimbo che indossa una testa di Jimbo. In realtà, Jimbo ha scoiato un panda più grosso. E questo è il trofeo alla Predator che si è portato a casa. Vabbè, comunque, dicevamo, dicevamo allora. Domanda io... prima, del... prima domanda della giornata. Io inizierei con un argomento che non ho visto se c'è nelle domande, ma è un argomento molto importante, cioè il presunto. Oh, non ho capito se è operativo o so, soppresunto licenziamento del 30% della forza allora. lavoro di eh, Robio, Robio che non è l'azienda che è stato confermato ma eh, eh, sono, è molto probabile, si dice che Erovio licenzierà una larga parte della sua forza lavoro. Beh, ricordiamo che Rovio è l'azienda che produce Angry Angry esatto. l'azienda che ha prodotto Angry Birds. Eh, era una bolla che in realtà molti di noi si aspettavano sarebbe scoppiata. Perché ok, sì, Angry Birds è uno dei titoli più downloadati della storia, sì. eh, però si tratta pur sempre di un free to play, sempre stato gratuito. Eh, gli introiti sono sempre stati più che altro legati al marketing e alla potenza del marchio in sé. Eh, fatto sta che, ragazzi, noi l'abbiamo detto molto spesso. I titoli mobile in generale sono una bolla costantemente pronta a scoppiare, eh, più che altro perché, come avevi fatto notare tu in, uh, in altri momenti, eh, ricordiamoci il perché. C'è stata la crisi del, del mondo videoludico nell'80. Gli altri 80. momenti sarebbero oggi da McDonald's. Sì, oggi è... da McDonald's, <ride> ma anche mi sembra. Siamo che... talmente nerd esatto. che a McDonald's parliamo di alta finanza, alta finanza <ride> e cose varie. Ma in realtà penso l'avessi detto anche in qualche altro live, probabilmente. Sì. Eh, il motivo delle crisi dei videogiochi era stato il fatto che c'erano eh, non abbastanza domanda e una grandissima massa di prodotti scadenti esatto. eh, che sono andati ad accumularsi fino a far perdere. Ai giocatori, la voglia di giocare? Sì, la non gente vi... non comprava più i videogiochi esatto. e le console perché loro quando andavano in negozio e compravano una console, trovavano un clone di Pong. Esatto, sì. Eh, C'erano cioè, troppi cloni, troppa robaccia. Che è esattamente quello che succede nel mercato mobile, che è quello meno ispirato, qualitativamente più scarso, che, che ne vogliamo dire a livello di videogiochi, e eh, più ricco di massa senza arte ne parte perché quasi chiunque può sviluppare un titolo mobile e sono veramente pochi quelli che hanno delle idee brillanti per yes. farlo eh, anche in quel caso ci sono molti più soldi perché chiaramente eh, il gaming mobile è cresciuto in modo esponenziale perché la piattaforma chiaramente è molto più diffusa perché i cellulari i smartphone ormai ce li hanno tutti ce li ha mezzo pianeta terra eh, fatto sta che a livello qualitativo il rischio è lo stesso e un marchio che nasce da mobile eh, non dura non riesce a durare indipendentemente da qualco, quanto venda o quanto importante sia, persino gli Angry Birds stanno andando contro a un crollo di immagine comunque di importanza non indifferente, che ha portato comunque a un calo del marketing, ha portato a un calo di tutto e chiaramente anche a un calo dei guadagni, cosa molto normale in un prodotto free to play, eh, che fa notare quanto il decantato mondo mobile che porta tantissimi soldoni sia in realtà da valutare con i piedi un pochettino più di piombo, perché esatto. se ti ci butti a testa bassa e investi solo in... Quello eh, e poi le cose non vanno esattamente come devono andare, possono essere seriamente cazzi nel giro di pochissimo tempo. Anche perché è un'industria eh, comunque che fattura tanto: si sì, fattura milioni e milioni però milioni di dollari su migliaia migliaia di... di titoli. E non è esattamente la più affidabile al momento, la più stabile al momento. Anzi, diciamo che è proprio la meno stabile in assoluto. Quindi è pericoloso investirci, è pericoloso al momento buttarci come se fosse l'unico futuro dei videogiochi. Perché ricordiamoci, ragazzi, che. Non è così, potete dirla quanto volete, ma eh, non è così semplice prevedere in che direzione si muoveranno i videogiochi. Cioè, vi ricordo sempre, molto tempo fa avevo sentito eh, della gente esperta di economia che diceva "Ah, sì, nel giro di 5 anni l'industria videoludica si sposterà tutta in Medio Oriente". Si è visto. <ride> nel senso, eh, fare previsioni su questo mondo solo in base a dove girano i soldoni è sempre stata una cazzata. Non puoi farlo, non è una cosa che, una cosa che puoi leggere così. Eh, ragionare secondo regole scritte da qualcun altro che non si possono applicare alla vita reale, nel 90% dei casi, è sempre una cacchiata yes. ed è il momento per cui larga parte delle, dei ragionamenti a livello di marketing, eccetera, eccetera, del panorama eh, funzionano solo applicati a grandi masse di persone, ma non eh, quando si va su un determinato genere, su una determinata nicchia, eh, su una determinata tipologia di eh, videogioco che magari ha altre attrattive e non quella commerciale necessariamente che sembra un po' dire la, che sembra un po' la matematica predittiva di Harry Seldon di, di, di Asimov no? che puoi applicare certi regolamenti per predire il futuro dell'universo solo su enormi masse di persone in realtà non è così neanche sui videogiochi cioè anche su enormi masse di persone in realtà è il caos e non sempre tu puoi prevedere cosa faranno quindi è un po', è un anche po particolare anche perché un, come in tutte le industrie della tecnologia eh, molto spesso le previsioni sono troppo lente rispetto a come esatto. a quello che realmente accade sì, sì esatto. quindi eh... intanto, ragazzi scusatemi ehm, fatemi sapere se il microfono va meglio l'ho un po' abbassato ah, ok cioè eh... avevi problemi di audio. forse era un po' troppo alto il mio microfono ok eh, e niente quindi sempre, sempre stare attenti su queste cose sempre stare attenti sul, eh, su questo genere di previsioni <coughs> e, e è un monito credo quello di Rovio per tutti gli altri che vorranno buttarsi nel mobile o almeno lo spero eh, se la chat ci dice che va tutto bene sì. eh, intanto comunque ti domande. faccio una domanda eh, sì. tu hai in Notizie su questa è una domanda che mm. è arrivata da Giochero. Eh, oh, se hai notizie, su Divinity Original Sio su PlayStation 4. Allora, sulla versione PlayStation 4. In realtà, io non l'ho provata, quindi non posso dirlo con certezza. Ho sentito ottime voci. Nel senso che l'ho allora, provata. Eh, provata alla Gamescom quest'anno e hanno fatto un ottimo lavoro esatto. per adattarla al controller della PlayStation. In più, c'è la modalità multiplayer, drop in drop out che non è male. Per quanto riguarda invece la data di uscita, al momento non si sa ancora nulla. Eh, mi sono arrivate delle voci che mi ha segnalato un, un utente eh, scrivendomi sulla pagina Facebook di una possibile uscita segnalata da Amazon per credo il 21 di ottobre. Mi sembra plausibile come data, ma non, non è assolutamente confermata al momento. no Esatto, più Però che altro l'uscita fino a ottobre mi sembra È il abbastanza. caso più che altro di parlare di Divinity Original Sin 2, che è stato finanziato su Kickstarter, ma non aveva in realtà bisogno del finanziamento Kickstarter. Su Kickstarter si sono fatti finanziare in realtà per avere per ampliare il loro progetto. Una cosa abbastanza sensata, perché comunque con Divinity non ha fatto pochi soldi, ha venduto bene. È stato un successo a livello di Kickstarter. È tuttora considerato uno dei migliori giochi, se non il miglior gioco uscito da Kickstarter. Con Divinity Original Sin 2. Eh, ho fatto l'anteprima sul sito oggi, sembra che vogliono allargare il tutto a dei livelli eccezionali. La cosa più spettacolare è la cooperativa. Che ha 4 giocatori, stavolta non ha 2 e ti dà la possibilità di utilizzare ogni singolo personaggio come diavolo vuoi, mm -hmm. anche dividerlo dal party. La cosa interessante è che sembra che il gioco sia strutturato come una vera e propria partita virtuale di Dungeons and Dragons, mm -hmm. laddove un master poteva gestire separatamente qualunque giocatore che poteva fare quel cacchio che voleva, come lo faceva in Vampire the de o in qualunque GDR pen and paper. Qui tu puoi prendere i singoli personaggi, e andartene per i cacchi tuoi e fare un casino incredibile. L'hanno fatto vedere in un villaggio dove per dirti, eh, per, a causa del razzismo dei, dei popolani del villaggio, il, il nano non poteva entrare mm. eh, il nano ha fatto un'altra strada e hanno fatto vedere che volendo tu nelle, nella periferia della città dove ci sono tutti i nani puoi col tuo carisma creare una sorta di armata ribelle di nani e fare un casino della madonna mentre gli altri stanno facendo la loro avventura normalmente quindi tu praticamente entri dentro col tuo gruppo e il nano intanto su sta creando un'armata <ride> va giù e fa un disastro una roba del genere o addirittura per dirti l'elfo che parla con gli spiriti e li usa per potenziare il suo potere, eh, mentre tutti stanno indagando su questo omicidio, va in casa del, dell'ucciso, ammazza la sua guaritrice, parla con il fantasma e scopre chi è che l'ha ucciso realmente, e eh, lui lo sa, ma può decidere di non dirlo ai suoi compagni e di usarlo per, per avere dei vantaggi dopo. Che figata. Quindi puoi fare quel cacchio che c'è cioè, Una cosa eccezionale E la cosa assurda è che lo puoi fare anche in single player Cioè se tu vuoi dare dei vantaggi a un tuo singolo personaggio Puoi teoricamente farlo Uh, fargli avere sempre la meglio sugli altri membri del gruppo in base a come decidi di farli comportare quindi è una roba assurda a livello di uh, immersività effettiva del gioco di ruolo quindi un altro passo avanti possibile ok um, domanda importantissima di sì. Gervo 89 per la quale questa mattina abbiamo urlato come delle scolarette l'avete visto l'amibo di Shovel Knight? Minchia, sì ed è bellissimo e lo vogliamo fortissimo e speriamo che stavolta arrivino delle, dei quantitativi di amibo di Shovel Knight comprabili che non lo facciano arrivare a <ride> Io 55 sono euro e subito dopo un a giorno. vedere se era preordinabile non è preordinabile no, non ancora. in compenso, mi è comparso quello di Dakant. E l'hai voluto anche anche quello, ma quello di Shovel Knight è veramente tanto bello. Sì, 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 sì. Quando uscirà la recensione di Mad Max, chiede Sorra. Il gioco arriva il primo di agosto. scusate, di settembre ovviamente, eh, quindi arriverà nei giorni successivi. Sì. Eh, non è mai un buon segno, questo lo dico a scanso di equivoci, quando il gioco arriva a ridosso dell'uscita. Però non però è neanche volta... così lontanissimo. Cioè diciamo che se te lo mandano dopo l'uscita è molto sì. più preoccupante, se te lo mandano qualche giorno prima no. Di questa nuovo, volta quindi. però il gioco io, avendolo già provato lo scorso agosto, sono abbastanza, siamo sono abbastanza positivo. Sì, crediamo che sia comunque un buon titolo sì. eh, da quello che abbiamo visto. Ok dunque Logan Gran Cappello ciao redazione volevo chiedervi cosa ne pensate della decisione di IO Interactive di proporre un Hitman al lancio a 50€ euro con 7 missioni e le altre in arrivo nei mesi, gratuitamente nei mesi successivi è buffo a dirsi, ma chi come me aspetterà un annetto a comprarlo dovrebbe sperare che il gioco incassi abbastanza al lancio da poter invogliare gli sviluppatori a rilasciare con costanza le missioni gratuite. Allora, se successive. si sono impegnati a rilasciare missioni gratuite, vuol dire che comunque loro, a livello di contenuti, hanno intenzione di supportare il gioco perché mm -hmm. in caso contrario perderebbero la faccia. Non possono uh, buttarsi in un impegno del genere, dire ve lo vendiamo con 7 missioni all'inizio e poi facciamo le altre missioni dopo e poi lo mollano, lo abbandonano. No, perderebbero la faccia. Fanno ragazzi. come ha fatto Nintendo con Splatoon, praticamente. Eh, che, esatto, esattamente. Che sono che Splatoon, come vedete, è incredibilmente supportato, prima, eh, prima o poi completeremo la recensione perché adesso è un gioco completamente diverso sì. dal... Dovevo eh, farla, ma tu sei sparito per una settimana... Eh no, esatto, fai, io eh. ho avuto da fare una roba chiamata Metal Gear Solid 5. Lunedì e martedì vado in anche anch'io, grazie al cielo... Esattamente, poi avremo una recensione comunque aggiornata di Splatoon, ma adesso Splatoon è un altro gioco, con tantissimi contenuti in più, tantissime modalità in più, credo che faranno una roba, non dico simile, perché avere lo stesso supporto è difficile, ma... Uh, periodicamente usciranno nuove missioni, tra l'altro, considerando che la loro visione di questo nuovo Hitman è molto simile ai capitoli precedenti, ma con i miglioramenti introdotti con Absolution, mm -hmm. uh, c'è da intendere che queste missioni in realtà siano delle mappe gigantesche sandbox uh, quasi pure dove tu hai come unico obiettivo ammazza quello là e lo puoi fare in 500 modi diversi, certo. il che sta a significare che poi sono rigiocabili, sono eh, giocabili a varie difficoltà, sono giocabili con le leaderboard per vedere come l'hai fatto. Eh, questo rende il gioco estremamente rigiocabile, no? E quindi secondo me ha delle grandi potenzialità nel caso siano sette missioni davvero polpose. Certo, è chiaro che non sono tantissime sette missioni che quindi anche così Uh, vorrei vedere un gioco che si evolve abbastanza rapidamente. Quindi, nel giro di 3 o 4 mesi, vorrei vedere almeno un paio di missioni in più. Per dire. Perché ci fate queste domande di giochi impossibili? allora È arrivata una domanda certo. di Dorian Baroque che ci chiede di creare una nuova IP con un protagonista, una squadra composta da 5 protagonisti dei videogiochi. Mm. Però devono essere un leader, uno specialista in infiltrazione, esperto in armamenti, un picchiatore e una quota rosa. Ah, ok. Allora, leader big boss. Picchiatore Gin di God End. La quota rosa c'hun lì. <ride> E poi cos'erano gli altri, scusami? Eh, esperto in armamenti, specialista in infiltrazione. Eh, esperto in armamenti. E picchiatore. Eh, picchiatore. Esperto in armamenti. Uh, Jean Rambois di Super Time Force. Mamma mia. <ride> e infiltrato. Conker, <ride> di okay. Bad Io come esperto in armamenti prendo un protagonista a caso di un sensor o a caso, non importa, qualunque, okay. giusto per la Dapstep Gun e qualsiasi tipo di arma assurda presente. Come leader probabilmente anch'io io prenderei Big Boss, come quota rosa prendo assolutamente Bayonetta. Ah giusto. E come specialista in infiltrazione Sam Fisher. Beh sì chiaramente e... però, però non ha, devi, devi metterci almeno il personaggio simpatico se, il, picchiatore, <ride> il picchiatore ci prendo e so che è un'altra un quota mm. rosa ma ce la prendo molto volentieri l'Holly Pop Chainsaw Giulia eh, ah, Starling. Starling Allora io faccio l'altra roba invece di prendere Big Boss come, bo come mm. leader prendo The Boss mettere okay. il solid 3. Va bene. E, e l'altra domanda gioco, invece che è arrivata da Penossi Ok. Eh, siete l'unico pilota di un aereo con a bordo tutti i più famosi game director al mondo. Di colpo l'aereo ha una varia. il vostro istinto di sopravvivenza vi porta a prendere uno degli unici due paracadute a bordo dell'aereo a chi dareste l'altro? Camia. Sì? sì? senza pensarci mezzo secondo. Io invece che sono un appassionato di face simulator tento di salvare l'aereo. Okay. <ride> 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 Questa è la mia risposta. <ride> ok. Eh, con quali altre riviste avete collaborato per la recensione di Metal Gear che è The War in Life? Tutte le principali italiane ragazzi, quindi tutti i nostri principali concorrenti direi che sono abbastanza noti, quindi non è, non è necessario nominarli. Ok, allora cosa ne pensate? Questa rispondi tu perché io non ne so assolutamente niente, sono caduto dal pero, del nuovo progetto di Cliff Bezinski Lawbreakers Allora, eh, è interessante, è un 5 vs 5, di, in un mondo... Non post-apocalittico ma non post-apocalittico perché fondamentalmente eh, è un mondo fantascientifico super eh, tecnologico eh, eh, che c'è stato dopo un apocalisse, cioè una ricostruzione dell'umanità che è tornata eh, in, più forte di prima dopo un apocalisse teoricamente, dopo un evento apocalittico, con queste bande dotate di incredibili poteri di controllo della gravità che stanno facendo un casino incredibile e tu puoi decidere se giocare nei panni o della banda che fa il bordello. O della, della polizia che cerca di fermarli, no? E eh, da quello che si sa per ora, perché non si è visto niente di gameplay, lo si vedrà in questi giorni. È uno shooter molto basato sulla gravità e su questa possibilità, e estremamente verticalizzato. Perché, da quanto ha detto Blezinski, non, non devi mai voler toccare terra. Okay, quindi hai ehm, i rampini, hai la possibilità di saltare molto in alto, di andarsi in buono, insomma movimenti acrobatici, bisognerà vedere un attimino come verrà gestito. Di certo l'idea di fondo è piuttosto interessante, i competitivi sparatutto al giorno d'oggi purtroppo durano poco, a livello di community sono pochi quelli che durano per anni e di norma arrivano, hanno una vita di due o tre anni e poi crepano lì, non c'è più nessuno che li gioca, comunque li giocano in pochissimi. Uh, è chiaro che con i nomi di Blezinski dietro il marchio ha già attirato attorno a sé una certa attenzione, una cosa che normalmente un titolo indipendente non attira. Mm -hmm. eh, bisognerà vedere quale sarà la qualità effettiva del gioco. Quanto talento ha ancora dalla sua Blezinski, che comunque ha creato dei titoli che, hanno, eh, che vogliono dire moltissimo per i generi di appartenenza, e il più noto, chiaramente Gears, ma anche Jazz Jack Rabbit, e tutta quella roba lì e vediamo insomma quanto ci ha messo del suo e quanto il titolo sarà promettente sembra che si vedrà al PAX il PAX è in questi giorni quindi vedremo, vedremo cosa ha combinato chiede a Nanny Gloop che cosa farà adesso Kojima secondo noi qualunque cosa voglia credo lui ha detto chiaritutto durante il giorno del suo compleanno che continuerà a creare fino al giorno della sua morte il che ci lascia intendere come... creare può vuol dire qualsiasi cosa magari si mette cosa, a fare esatto. ceramica dipinta potrebbe fare ceramica dipinta però immaginiamo i che... vasi di Kojima Esatto, ma immaginiamo che qualunque cosa lui voglia fare eh, sarà o cinema o videogiochi. Che... Io secondo me. Adesso la butto lì. però, avendo diretto mm. il trailer di Metal Gear Solid 5, sì. che è una cosa che di solito i game designer non fanno mai, i game director non fanno mai, sì. per conto mio potrebbe buttarsi sull'audiovisivo. Sì, potrebbe buttarsi sull'audiovisivo a patto di non scrivere lui le sceneggiature perché io voglio benissimo. No, però fa qualcosa con Glielmo esatto. Detto. No, Io magari... voglio, voglio benissimo Kojima, eh, ma se ha una debolezza è sempre stata la scrittura. Quello, quello sì. Eh, non dico la narrativa in sé perché comunque le storie di Metal Gear spaccavano veramente i culi, erano veramente bellissime, ma erano scritte male in generale. Quindi lui ha molta forza a livello di eccentricità, a livello di regia, a livello di gestione dei personaggi, non altrettanto a livello di qualità dello scrivere in sé. Quindi. Uh, come regista ce lo vedrei bene, ma in realtà conoscendolo secondo me potrebbe tranquillamente buttarsi in qualche progetto indipendente mm -hmm. o anche diventare designer di qualche casa gigante che gli dà un sacco di soldi con la consapevolezza che è directed by Ideo Kojima insomma qualunque progetto War vuoi in dire. Life invece chiede se la saga, la saga di Assassin's Creed secondo noi è morta o se è solo abbassata qualitativamente secondo Oddio, molti uh... fan i titoli targati Ubisoft hanno perso qualità dal terzo capitolo magari addirittura prima voi come la vedete io personalmente allora... non sono d'accordo con la vostra recensione su Black Flag perché di Assassin's Creed non ha nulla almeno per me Beh, eh, è una semplice diversificazione della strada, non è che devi per forza mantenere la serie sempre sullo stesso binario io alla fine. Assassin's Creed Black Flag l'ho apprezzato sì, tantissimo Sì, perché era effettivamente molto più open, molto più a parte. Io dico, ah, al di là de della struttura, che comunque sì, ha sì, molto sì. in comune con, con il 3, eh, che in realtà non è un gioco che secondo me è riuscito molto bene, il terzo episodio, però Black Flag eh, aveva questa cosa mm. che in qualche modo. Eh, Permetteva a un tizio qualunque di diventare un assassino. Sì. E siccome nei capitoli precedenti era tutta una questione di dinastie, DNA, eccetera. Eh, io avevo paura della deriva alla Midi-Clorian. Ah, del tipo che chi cacchio vuole. Eh. In cui praticamente si scopre che gli assassini sono soltanto coloro i quali hanno qualcosa nel sangue che li fa diventare assassini. Esatto, io esatto. temevo sarebbe successo questo, e invece con Black Flag un po' si è rovesciata questa cosa. È per sì. questo che l'ho apprezzato. No, eh, c'è l'altra roba che comunque... Eh... Il calo qualitativo in realtà a livello di gameplay non c'è stato perché comunque hanno cercato di sperimentare anche con Unity che sì. aveva i problemi che aveva. A livello di gameplay hanno sperimentato delle cose secondo me molto positive per il futuro della serie, però non hanno avuto le palle per andare fino in fondo. Eh, è chiaro che dopo così tanti capitoli il fatto che comunque a livello qualitativo eh, ci sia fondamentalmente un solo Assassin's Creed che viene ritenuto un, un mezzo capolavoro, mm. eh, non da sottoscritto, perché secondo me non ci sono Assassin's Creed che sono dei capolavori, ma da buona parte della, della gente, eh, che è il 2. Il 2 viene considerato quasi all'unanimità il migliore Assassin's Creed, quello che è il migliore di tutti, quello che ha, ha innalzato il livello della serie. A mio parere, a livello del 2, nessuno poi ci è arrivato. Eh, Vuoi mettere Firenze con Boston, Massachusetts? Parte, a parte quello, esatto. Però... Eh, per svariate ragioni. Il fatto è che eh, quello che stanno facendo a livello di gameplay non è necessariamente sbagliato, perché comunque lo stanno ampliando, stanno migliorando, stanno perfezionando, stanno aggiungendo dei fattori che nella serie sono, ci sarebbero dovuti essere da sempre. Bisogna vedere se riescono, però a aggiungere a questi fattori una narrativa ancora forte, perché nei primi capitoli la narrativa era forte e poi, è come, detto, come abbiamo detto, è andata un po' alla deriva, è andata un po' per i cavoli suoi. Eh, si è perso il tema principale, che era quello più interessante e eh, poi se riusciranno oltre a riprendere una narrativa decente anche a, metterci, a costruirci attorno un gioco che abbia un po' più di coraggio e palle di quelli che ci sono stati in precedenza perché uno dei motivi per cui la, la serie non si evolve davvero al 100% è perché cercano sempre di mantenerla molto commerciale e nel farlo io capisco che è, che è una cosa ovvia, è il marchio numero uno di Ubisoft, è quello che vende di più, è ovvio che lo devi rendere accessibile però io eh, credo che ci sia un bisogno forte di stratificazione di quel, di quel titolo. Cioè, tu devi dare la possibilità a chiunque di giocarlo e di apprezzarlo, ma anche a fargli delle aggiunte a livello di game design e a livello di gameplay che permettano anche al giocatore un po' più tagliato, un po' più veterano, di apprezzarne le finezze ad alti livelli. Cioè, me lo diversifichi, me lo rendi un po' più intelligente, mi metti magari dei livelli di difficoltà dove l'intelligenza artificiale non è rincoglionita completamente ma ti dà una reale sfida e ti costringe realmente a ragionare per fare le cose capito uh -huh. è una cosa che in assassin's creed non c'è non c'è e, e ci deve essere vedremo eh, come sarà Syndicate che, che vedrai tra poco che vedrò tra poco esatto speriamo bene è chiaro che dalle prime impressioni nulla si può dire perché si sono visti solo dei video finché non andiamo non lo proviamo e non vediamo che qualcosa di buono veramente è stato fatto è difficile dare una valutazione chiede Poppa se ci sono novità su For Honor eh... For Honor ci sono usciti due video ma quello che hanno fatto vedere non è molto diverso da quello che no. si è visto alle tre il gioco come detto a me Ispira tantissimo, mi ispira veramente tanto. Uh, l'idea di fondo mi piace molto anche se non è completamente originale perché vabbè ci sono stati Chivalry c'è stato Sword and Cosmo lì come, come che si chiama Sword uh, no non Sword and Sword non c'entrava la mazza no, no lo so, uh, War of the Roses forse. War of the ecco, Roses esatto sì. uh, comunque ci sono vari titoli medievaleggianti con un combat system melee based physics based quello di For Honor sembra molto più, For Honor e molto più arcade molto più veloce è se non sbaglio quando tu in entri in in duello con qualcuno, si crea una sorta di distanza. Sì, però re... ecco, questa in realtà è la sua forza per certi versi, perché è una sorta di action uno contro uno. Sì. Ma è anche la sua debolezza, perché nel momento in cui la gente si muove in gruppo, eh, denoto che il combattimento in gruppi è un po' caotico. Non è mm. proprio organizzato benissimo. E quindi se non ci mettono un targeting system. Discretamente sensato, che permetta di switchare da un combattente all'altro come Dio comanda e non gestiscono le meccaniche un po' attorno a questa cosa. È difficile prevedere fino a che punto sarà la qualità del combattista. Io, l'unica cosa che so su quel gioco è che attualmente non stanno facendo nulla. No, perché esatto. eh, il game director è in vacanza? Vabbè, eh, vabbè ah, magari in realtà, magari in realtà non c'è il le... game director. Ma stanno lavorando comunque al, al bug checking. Siccome ce li ho tra gli amici di Facebook, ho visto le foto esatto. del suo compleanno. però credo che ci stiano comunque lavorando al gioco. Magari si sono presi una pausa, è eh, che ci sta, che è giustissimo. Perché Beh, se lavori in, in Crunch, anche loro, esatto. Se farci. lavori in Crunch 100%, poi ti fai un gioco di merda di norma perché sei distrutto. Uh, però, no, sono molto fiducioso. Mi ispira tantissimo e forse il gioco di Ubisoft lo. Ho detto anche durante la conference che mi ispira di più in assoluto eh, per una questione di art direction e di potenzialità a livello di multiplayer. E poi dicono di volerci mettere anche una campagna single player che schifo non fa mai. Quindi vedremo come uscirà. Quello e Rainbow Six sono i giochi di Ubisoft che mi ispirano maggiormente. C'è anche molto interessante Ghost Recon Wildlands. Uh -huh. Ubisoft ha eh, in cantiere dei titoli potenzialmente veramente molto fighi: perché tra Rainbow Six, Ghost Recon Wildlands e questo qua eh, sono tutti giochi che potenzialmente possono essere gioconi. A mio parere. Poi c'è The Division che bisognerà valutarne la qualità, il nuovo Assassin's Creed che bisognerà valutarne la qualità. però insomma, diciamo che non è che hanno pochi titoli in arrivo. Uh -huh. Uh, aspettiamo, aspettiamo, vediamo Nabucco insomma. Donosor ci chiede come mai i tornei di Dota 2 riescono a raggiungere monti premi così alti? Quest'anno ci ricorda È molto che era semplice. 18 milioni di dollari. Sì, tralasciando il fatto che Valve ha i soldi che crescono sugli alberi ormai tra Steam e il fatto di avere in mano il 90% del mercato digitale per PC, sì. eh, c'è da dire che eh, buona parte dei torneoni di Dota 2 sono finanziati direttamente dalla community. Yes. Cioè sono a donazione, il monte premi sale in base alla donazione della community e le donazioni sono alla Kickstarter nel senso che più un gioco è famoso più aumentano più DOTA2 cresce e più aumenta la donazione ogni anno e arrivi all'International alla fine dell'anno con un anno di donazioni simili sì, Kickstarter che arrivi con 10, 12, 15 milioni di dollari esatto. quest'anno oltre chiaramente ai soldi che degli, sponsor. Gli, degli sponsor e di Valve stessa che ci piazza di suo 3-4 milioni di dollari Fai uno dei montepremi più grossi che si siano mai visti in un videogioco nella storia. Comunque chiede se si stia assistendo alla nascita della carriera da videogamer. È già nata da un eh, po'. Non in Italia, ma... In Italia sono pochi quelli che sono riusciti a farne una carriera. Sì, però... Penso a Sterni, per esempio, che si è fatto anche sui bei soldini. Però in realtà il, la carriera da videogiocatore esiste, già, sì, esiste da un, già da molto tempo, da una decina d'anni almeno. Dal primo Starcraft in realtà. Il fatto eh... è che pe, non pensiate che la carriera del videogiocatore sia un lavoro è esattamente la, come la carriera di uno sportivo. Esatto. Quanti di mestiere fanno lo sciatore? No, esatto. È difficile riuscire a entrare in, un, in questo mondo e avere abbastanza guadagni o contratti che ti permettano di campare solo di questo. Ma lì, è purtroppo, eh... siccome il, allora, il paragone del, del professionismo nei videogiochi è non con lo sport agonistico, ma diciamo è molto più vicino al uh, circo del motomondiale e della Formula sì. 1, cioè c'è un numero molto ristretto di. Atleti, cyberatleti, chiamiamoli come vogliamo, che possono campare solo di quello: eh, che campano di quello, esatto. e poi una svagonata di gente che non campa assolutamente. No, ci prova, ma non ce la fa, cioè, cioè tenta, ma non ce la fa. Quindi non è facile, ragazzi: non è esattamente una carriera di quelle facili. Eh, poi, chiaramente, rispettiamo: in Italia, sta cosa è davvero difficile, sono sì. pochissimi e molto difficile. molto difficile. Ok, allora procediamo con eh, qualche altra domanda. Diavol. Intanto stavo guardando dalla chat se va tutto bene. Va tutto bene? Sì, va tutto bene. Ehm, dunque, allora, Pregi, secondo te questo nuovo Metal Gear, dal momento che è caratterizzato da una narrazione più diluita e meno invadente rispetto a quella degli altri capitoli della saga e di conseguenza da una maggiore concentrazione sul gameplay... Eh, che peraltro da quanto ho capito si può considerare il migliore della serie riuscirà ad accendere l'interesse di coloro che lamentano una presenza esagerata di cutscene in questi giochi? Allora ha sicuramente più potenzialità di farlo perché è chiaro che chi odiava Metal Gear Solid 4 per dire per il fatto di avere poco giocato tantissime cazzine apprezzerà sicuramente molto di più The Phantom Pain dove volendo puoi giocare 100 ore sbattendotene del yes. cazzine. Eh, quindi ha chiaramente una struttura un po' più... Commercialmente valida rispetto ad altri Metal Gear, è anche vero, però che è un titolo che resta molto particolare, come vi ho detto in serie di recensione, come ho detto nel live, non è proprio un titolo di quelli commerciali proprio marcati, è un gioco di Kojima, quindi ha le sue cose, ha le sue follie al suo interno. A, queste, eh, a questo mutamento strutturale quasi nonsense, che però si riavvicina a quello di Peace Walker. Insomma, è un gioco molto particolare e Uh, secondo me ha più potenziale per piacere a tutti rispetto a un'integrazione 4, per dire, ma uh, è difficile comunque uh. prevedere la cosa, insomma. Allora, Luca S, questa è una domanda che è stata posta diverse volte, che fine ha fatto Life is Strange? Allora, vi spiego cosa è successo al terzo e al quarto episodio. Sono usciti uno in, uh, in contemporanea alle 3 e uno in contemporanea alla Gamescom. siccome sì. me ne occupo io di quel gioco. Eh, purtroppo Ubi-Maior, Minor, cessate e quindi non ho potuto seguirli, ma... Ho preso l'impegno che lo farò, quindi vi prometto che ci saranno la recensione del terzo e quarto episodio, ma non solo. Visto che devo giocarli, eh, la mia fidanzata li ha già giocati e sono invidioso perché lei sa un sacco di cose che io non so. E non voglio sapere. E ti, ti guarda così mentre lo giochi fa... Vuoi sapere? No, la, non la sposo più. <ride> sposo così. E quindi no, perché arriva. Allora io, quando lei gioca a Life is Strange, io mi nascondo, e <ride> poi lei arriva e fa: È successo una cosa. <ride> io... No, ecco, stasera. quindi ci sarà eh, probabilmente farò lo streaming di entrambi gli episodi, uno in fila all'altro. Quindi, ci sarà esatto. un, magari uno streaming di 3 o 4 ore. Una live review di 3 o 4 ore, esatto. Ok. The Wall ci chiede qual è il nostro Meta Gear Solid preferito. Il mio è il 4. Il mio è il 3. Sarò banale, ma è secondo me quello riuscito meglio a livello narrativo di personaggi e per certi versi anche a livello di giocato. Io è il 4 per l'autoreferenzialità allucinante di quel, di quel gioco su Kojima. Soltanto l'inizio. No place to hide, no place uh, for hiding Anche se devo ammettere che per, probabilmente per una questione di nostalgia il mio preferito è l'1 perché ricordo. Di averlo tipo giocato sulla Playstation di un mio zio quando ero andato in Emilia Romagna Tuo zio aveva la Playstation? Sì, mio zio aveva la Playstation eh, e quando ero andato in Emilia Romagna Il Mio zio ha un giradischi, di eh, quelli non con la puntina non era, era uno zio abbastanza <ride> giovane, non aveva 72 anni Ma, ma neanche eh, mio zio Comunque aveva una Playstation e ricordo come se fosse ieri di aver ricevuto quel gioco e di aver detto Che cacchio è questo gioco quando ero ancora molto molto giovane, averlo infilato dentro la Playstation e di essermi drogato tipo per una settimana con i miei che mi dicevano Vieni al mare! E io no, devo ammazzare Psycho Mantis! e quindi è stata una bella esperienza Va eh. bene, ok, eh... allora, eh... Metal Gear Online non abbiamo ancora notizie ragazzi, non, non, non sappiamo nulla eh, di Vintory Girls abbiamo già risposto. Sì. Eh, sono arrivate un paio di domande sul DLC di Bloodborne. E eh, eh, non ne sappiamo nulla, ragazzi. Si chiede k 8 vuole... se non stia uscendo troppo tardi. Hanno aspettato troppo? No, quindi, non, non necessariamente. Perché comunque, se non è esclusiva, ha eh. sempre il suo tempistico Poi ricordiamo che stia lavorando sia su quello che su Dark Souls 3. Quindi yes. non è esattamente una roba facile. Non credo che vogliano neanche farsi concorrenza. Quindi sceglieranno delle tempistiche diverse per lanciarli. E c'è da vedere, resta da vedere un attimino cosa combineranno. Insomma, e quando uscirà, perché ancora non si sa. Visto che il Ready non lavora più per Sony, quest'ultima lipidi di Order, c'è sì. qualche possibilità di vedere un nuovo capitolo fatto da un altro studio, magari Santa Monica? Non so quanto sia stato commercialmente di successo Di Order. Non credo abbia venduto uno sfacelo, Non ha venduto neanche pochissimo. È costato tanto, è costato tanto, veramente tanto e non ha venduto credo sopra le aspettative e non ha avuto un successo di critica so sopra le aspettative per una serie di ottime motivazioni, obiettivamente, però era un gioco che a livello di narrativa e background aveva veramente un potenziale eccezionale. E eh, che potrebbe essere portato avanti molto bene. Il correggere. background è bellissimo, il background è bello, è, che detto esatto. è volte. la parte migliore del gioco. Il background al di fuori. Io mi auguro rispetto... che l'IP non venga abbandonata. No, perché ha del potenziale. Secondo me, un, un seguito che correga tutte le magagne del predecessore potrebbe essere veramente un gran gioco. Se non l'avete fatto, leggetevi: c'è un articolo, uno speciale. Proprio dedicato al mondo di The Order 1886. Che è uscito poco prima sì. della recensione, che vi spiega. Quanto è stato fatto a livello di costruzione sì, sì, del, mondo. Del, del lore, di, della mitologia? Per certi versi, eh, paradossalmente, anche se i risultati sono quelli che sono stati, eh, lo vedrai ancora in mano bene a Ready Add-On per una semplice motivazione, perché loro col primo di order non hanno fatto altro che costruire gli asset e nel momento in cui gli asset già li hanno un seguito sarebbe molto meno dispendioso in termini di soldi e molto meno dispendioso in termini di tempo. Quindi per certi versi, forse avrebbe più senso darlo a loro e lasciare che Santa Monica faccia tutto un altro progetto. Chiede Gando89, da, chiede a te se dopo un anno hai rivalutato Destiny o se ritieni che sia ancora noioso e poco innovativo? A me scassa ancora le palle dei livelli allucinanti. Io e Tommaso abbiamo provato a giocarlo. Ci abbiamo provato, ragazzi, disperatamente per tenerci in pari o oh, non ce la facciamo. Ci cadono letteralmente i testicoli. Poi. Capisco che ci sia molta gente a cui piace perché ci giocano con gli amici, ce con gli amici ce n'è tantissima perché ci giocano con gli amici, perché il gioco è migliorato tantissimo eh, rispetto al lancio, perché io quando l'ho giocato al lancio aveva molte meno cose, era molto meno vario, era molto meno divertente di come è adesso, cioè il miglioramento c'è stato, il lavoro c'è stato, il gioco è migliorato tanto, ma per quanto mi riguarda il gioco non mi piace faccio veramente fatica a farmelo piacere. E che altro eh, sai, come tutti gli MMO se resti indietro. Sì, anche quello, però in realtà adesso ti permette di recuperare abbastanza rapidamente quando entri diretto in una Sì, eh, comunque espansione. non so se avete mm. seguito il live fatto da Kikoita sull'annuncio proprio sì, del sì. DLC e Re dei Corrotti eh, in cui fondamentalmente lui ha, ha ammesso che come si sospettava Bungie ha eh, sostanzialmente fatto giocare a una svagonata di giocatori la beta più costosa del mondo, sì, sì, perché mm. tutto quello che non andava bene è stato corretto dopo, verrà cioè, corretto verrà nel re dei, nel dei, re dei corrotti. corrotti. È vero, infatti, appunto, secondo me se c'è un momento per iniziare a giocarlo, probabilmente quel momento è proprio il re dei corrotti perché lo stanno modificando tante cose che non andavano. Il gioco adesso è migliorato tanto. Con re dei corrotti migliorerà ulteriormente. Non, migliorerà ulteriormente, non dubito che l'anno prossimo, magari, diventerà un grandissimo gioco. Per quanto mi riguarda, al momento, non lo è ancora. Però è una questione di gusto come ho detto, io non riesco a farmelo piacere proprio Destiny per me ha dei difetti marcatissimi che non me lo fanno assolutamente piacere, ci sono un sacco di miei colleghi che ancora lo stanno giocando, eh, quindi va, va veramente a gusti. Io Chiede non Axio, non questa stavo. è un'altra cosa di cui parlavamo questa mattina, cosa ne pensate della recente dichiarazione di Frozen Bytes che mm -hmm. con il loro 3 in 3 hanno finito i soldi per completarlo? Rilasciano I, i Frozen Bright sono andati incontro a quello che è per la prima volta in realtà, perché da Tim in, Indy con prodotti di ottima qualità all'attivo è difficile di norma entrare nel mondo del late internetiano, hanno capito cosa vuol dire eh, cosa vuol dire avere degli errori di comunicazione con una community molto attaccata allo sviluppatore. Eh, tradotto 3 tra in 3 non è un brutto gioco, in realtà l'ho provato e non mi dispiace, però è un gioco breve ed è un gioco che commette degli errori discretamente gravi rispetto ai predecessori, tra cui lo spostamento della prospettiva in 3D che non gli è riuscito proprio benissimo e la semplificazione di alcune meccaniche. Lo recensirò in futuro eh, così almeno comunque vi una valutazione un po' più dettagliata, eh, fatto sta che è chiaro che un fan dei 3 in 1 e 3 in 2 si trova un prodotto che comunque dura poco e non è conclusivo eh, in un gioco con delle meccaniche che per certi versi sono state rovinate solo ed esclusivamente per portare il gioco in 3D. Eh, magari si trova comunque un gioco di buona fattura tra le mani, perché comunque stilisticamente il gioco è sempre splendido da vedere e ha tante belle qualità, eh, ma eh, ci rimane male. Cosa succede quando una community ci rimane male? Che le quelli che fanno la voce grossa fanno un casino della Madonna uh -huh. e si scatena l'odio internettiano. Infatti su Steam, pur avendo recensioni... Per lo più positive sono tanti quelli che gli hanno dato contro proprio forte, forte, forte. I Frozen Bite, che sono un gruppo di ragazzotti nordici che comunque bene o male lavorano anche per passione, non ci sono rimasti molto bene eh, perché bene o male in realtà tantissima gente li sta accusando fortissimo per il fatto che dicevano avete preso un sacco di soldi con i capitoli precedenti, come cacchio avete fatto a spenderli tutti a non finire questo. Eh, in realtà, ragazzi, così come loro hanno sottovalutato la fatica di cambiare una prospettiva di un gioco e di dover fare un titolo molto più ambizioso a livello di soldi chi li critica sta sottovalutando molto i costi dell'industria che sono molto più elevati di quanto la gente si immagini perché solo a livello di stipendi bla bla bla, non tenete a mente l'italia dove tutti sono pagati un cazzo purtroppo cioè gli stipendi medi e negli altri paesi sono molto più elevati e per uno sviluppo lungo sono grossi costi solo già di quelli in più c'è tutta la produzione tutto il marketing tutto quanto è un bel bordello fare un videogioco di buona qualità e qualche milione di dollari può sembrare una gran cifra per un povero Cristo, ma per fare un videogioco di alta qualità non è. Proprio una passeggiata. Uh -huh. Quindi c'è sempre da stare molto attenti su queste cose. E i Frozen Bait, appunto, si sono trovati dalla parte sbagliata della, della barricata e adesso stanno dubitando se far continuare la serie o chiuderla lì per dedicarsi a progetti meno ambiziosi. Eh, vedremo un po' come andrà. Più che altro gli auguro buona fortuna perché sono comunque dei ragazzi molto talentosi e l'hanno dimostrato in più occasioni. Rispondiamo rapidamente ad Achero che ci chiede se la futura, la futura compatibilità Xbox One con i vecchi giochi della Xbox 360 riguarderà esclusivamente i titoli scaricabili no. oppure anche le versioni no anche no. le versioni tradizionali voi praticamente inserite il disco e funziona e mh, beh non sì. funziona se è compatibile perché c'è certo. una lista di giochi che sarà compatibile sì, Perché si sta lista. allargando tra l'altro esatto. nel tempo si allargerà nel tempo ma comunque il, la retrocompatibilità Xbox One vale per digital e disco quindi esatto. eh, se avete il disco potremmo va. addirittura farla vedere perché ce l'abbiamo sull'Xbox magari la prossima, occasione ma... la facciamo vedere sì. però in pratica si inserisce il disco poi viene scaricata una, una sorta di patch sì. quindi è comunque necessario essere collegati a internet e poi va vi ricordo visto che la domanda normalmente che segue questa domanda qua è ma serve il gold? no, non no, serve, non il, serve gold. il gold passiamo alle domande della chat facendo eh, un altro paio sì, di commenti sì, un altro paio allora Luca S mi chiede quali sono le differenze per un utente medio tra Aliware, MSI, Asus ROG Per chi vuole comprare un notebook gaming, la differenza è la marca. Cioè, sì. <ride> dovete valutare le componenti interne, Chiaro, non sì, la sì. marca del... del... C'è anche una questione di fattura, nel senso di sì. livello del, Allora, io ho Però... lavorato, posso dire, con Aliware eh, poco, mm. con MSI molto, perché MSI ci manda un sacco di prodotti da recensire. E Asus invece ehm, ci ho lavorato qualche volta. perché anche ecco, loro... io, io avevo un Alienware e eh, c'è da dire che sono migliorati molto negli anni. Ma gli Alienware costano moltissimo e la loro fattura è meno eccezionale di quanto si pensi. Perché tipo il mio, tant i vecchi modelli hanno dei difetti di fabbrica non indifferenti eh, a livello di galvanizzazione della tastiera e cose varie. Sì. E il mio, ad esempio, adesso io è un 14 inutilizzabile. Ve lo faccio vedere, vado a prenderlo. Sì, cioè io intanto per... vi legge, leggo la chat mentre Lorenzo va a prendere l'aglio in Giusto per, per farvi vedere, questo è il portatile che ho appena finito di recensire, eh, al di là delle ditate che ci sono sopra, cioè questa scocca che vedete qua sopra di questo portatile è fatta di una lega di magnesio-litio e questi sono materiali molto costosi che in qualche modo dovrebbero significare qualcosa dal punto di vista qualitativo per come è stato realizzato un, un prodotto. Valutate anche queste cose qua. Ora non sto dicendo che siccome c'è scritto MSI è migliore di un Asus, però nel complesso voi al di là della marca controllate anche questi dettagli, quali sono i materiali di costruzione, quali sono i componenti interni, sulla base di questo dovete decidere. Tutto qua, la marca è un'altra un cosa. Poi, naturalmente c'è chi si affeziona a una marca piuttosto che un'altra. Io vi posso dire che MSI è una marca che ho visto migliorare nel corso degli anni, perché io mi sono preso un'inchiappettata incredibile con una scheda madre MSI qualche anno fa. Perché aveva il lead sync del, del North Bridge che non funzionava bene, mi faceva i 95 gradi e ci potevo si cuocere pondeva, la pasta. esatto. E adesso invece hanno una linea di prodotti rivolti al mondo dei giocatori, che prima erano. Sì, che sono di altissima qualità. Che sono veramente di altissima qualità. Ma lo stesso vale per gli Asus. L'ultimo Asus che ho provato era una bestia. Però aveva dei difetti. Uno, una scocca in plastica per un portatile che costava più di 2000 euro. E un'altezza di 4 cm rotti. Esatto. Queste tanto cose qua, qua dovete valutare. Tanto qua fanno domande nella chat. Uno mi chiede come si fa il risotto ai funghi. <ride> uno mi chiede. Io non faccio il soffritto, per esempio, con il risotto ai funghi. Male, malissimo, malissimo, malissimo. Ma malissimo, secondo me viene più leggero e più buono. Malissimo, malissimo. No, non viene più buono. Viene più leggero, ma non viene più buono. Comunque, comunque. <ride> No, 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 assolutamente non se, non se ne parla, <ride> senza soffritto, eh, ma eh, dicevo, no, ci sono le domande della chat, intanto eh, sì. puoi leggerle, no, eh, c'erano un po' di domande, c'era anche una domanda nei commenti che mi, mi parlava di qualità della critica videoludica in realtà, mi ricordo. Fa schifo la critica videoludica, siamo tutti delle No, hanno no, no, ragione no, gli youtuber. Esatto, hanno ragione gli youtuber, no. Eh, sono... Ho appena fatto un, dovuto fare un video per spiegare come funziona una redazione perché mh, di recente degli youtuber ci hanno scritto dicendo che eh, noi vendiamo i voti ah, siamo dei venduti prezzolati giusto e infatti. ho dovuto spiegargli eh, che sì. forse è un po' diverso perché comunque noi facciamo capo a un editore e, esatto. e non Dai, insomma c'è un video sul mio canale sì, vedete, esatto, ve lo... è guardate, una risposta vedete. sincera sì, 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 non, è, non è niente di niente particolarmente di polemico. polemico incazzato però ragazzi cioè, se ancora nel 2015 siete convinti veramente che Qua la gente venda i voti, eh, cioè non lo so, non, non so davvero che altro dirvi, eh, mm. attenti alle scie chimiche, attenti a tutte quelle belle robe lì, non sarò certo io a non convincermi. Ma poi le minigonne alla Porsche le hai messe oppure no? Sì sì l'ho messo, okay, l'ho con i neon, quei neon. Oh, in penna adesso anche la mia Porsche Fantastico, eh. io invece mi sono fatto mettere la, la pittura mimetica alla Lamborghini Oh figata, io ci ho attaccato una Ducati dietro la Porsche, la stacchi mentre vai e fantastico. ti attacchi alla Ducati e lei va col pilota automatico Bellissimo eh. Figata, eccezionale Perché okay. In realtà ragazzi noi non prendiamo un cazzo, quindi veramente non è proprio una gran vita a livello monetario eh... Parlando di livello della critica videolubica, in realtà la domanda eh, era più che altro mi chiedeva cosa ne pensavo della critica videolubica americana e un'altra domanda mi chiedeva cosa ne pensavo della critica videolubica italiana e se la ritenevo migliore. Non parlare eh, male dei colleghi per carità di Dio che ci mandano i pacchi bomba. Esatto, vabbè, eh, li si schiva. No, eh, allora, della critica videolubica americana mi sono già espresso in merito più e più volte, la ritengo merda al 90%, senza se, senza ma, ormai è degenerata a dei livelli indecenti, non ha più una dignità, non ha più un livello analitico decente, sono pochissimi i redattori al suo interno che si salvano ancora e il fatto che esistano siti come Polygon è una vergogna per l'intera categoria. Uh, tolti rarissimi casi in cui grazie ai finanziamenti enormi che hanno riescono a fare degli speciali comunque davvero approfonditi e davvero piacevoli da seguire. Questo è quello che penso della critica videoludica americana, non ne ho mai fatto segreto e lo penserò finché non verrò smentito. Uh, detto questo, c'è da dire che la critica videoludica italiana è messa molto meglio di quanto la gente tenda a pensare, perché come ho detto già in altre occasioni, siamo comunque un... Una categoria di nicchia nel mm. nostro paese, quindi di norma è una categoria dove già è difficile entrare e non entri se non hai delle competenze decenti in generale. Perché se sei parte di questo mondo sei comunque uno che lo vive da quando era piccolo ed è informato su questo mondo da quando era piccolo. Eh, detto questo, le capre ci sono in tutte le categorie e quindi anche noi non ci salviamo. Eh. Io posso dire una cosa, visto che tu hai, hai parlato della critica americana, mm. eh, vorrei invece spezzare una lancia a favore del giornalismo videoludico americano e tirare un po' di fango al giornalismo videoludico italiano inteso proprio come newsmaking, perché in Italia okay. non si fa newsmaking. Beh, non si può fare newsmaking uh, fisicamente. E non si può fare eh, perché, per varie ragioni, eh, non per colpa dei giornalisti, no, chiaro, ma se io sei. prendo il telefono e chiamo un'azienda a caso... Faccio un nome a caso, ma non, non, non ne abbia con me, chiamo Namco, sì. e gli chiedo: Ma ascolta, è vera? Mi, di, mi fai una dichiarazione su questa, questa voce di corridoio? Namco mi risponde: Io non sono autorizzato a parlare, esatto. parla con gli americani. Esattamente. E io non ho i contatti degli americani. Quindi gli unici che possono fare il newsmaking sono gli americani. Sono gli giapponesi. Eh, però rispezzando la lancia sulla qualità del newsmaking americano, ti lascio. Ti do un ultimo esempio, quando c'è stato Low Breakers di, di Bledinski eh, presentato due giorni fa, sì. Polygon aveva postato mezz'ora prima una news in cui diceva, ah, sicuramente il nuovo gioco di Bledinski si chiamerà The Shattering. Non ha controllato fonti, non ha fatto un cacchio, non ha scritto che era un rumor. No, l'ha scritto come se fosse una news. A Belzinski su Twitter gli hanno chiesto: ma Poi ti ha fatto una domanda per sapere se questo era vero oppure no? E lui ha risposto: No, l'hanno postato a cazzo! <ride> Fondamentalmente. Quindi, questo per dimostrarti quanta professionalità gira sì, per parti lì. Eh, in generale, non, è, non è assolutamente. Tanti approfondimenti interessanti che noi, e tante news sì, che noi, che scriviamo, noi arrivano... arrivano da lì, però, è anche dovuto al fatto che non possiamo farle. Non abbiamo i mezzi. Solo che a me pensare a che livello siano loro con 10 o 12 giornalisti stipendiati in una redazione, eh, centinaia di migliaia di dollari di finanziamenti alle spalle e la possibilità di parlare con i singoli sviluppatori quando vuoi, impallidisco davanti alla qualità di certi articoli sì. e alla, alle scelte fatte da certi siti americani. Quindi noi a confronto non siamo messi affatto male, eh, per Dio, tutt'altro. Eh, ormai la, la critica europea è sopra, cioè tra l'anglofona, quella inglese di per sé è nettamente migliore di quella americana. Però vabbè, eh, Caro pocio Azzurro27 che scrive nei commenti, ti prego di riporre questa domanda a Dottor White perché né io ne. lui sappiamo, sappiamo niente di FIFA. Esatto. Sto cercando di convincere il Dottore ad andare a fare cose, non sappiamo se possiamo dire dove e quando, ma eh, dovrebbe fare uno speciale su FIFA. Speriamo che accetti. Speriamo che accetti perché esatto. se ci stai ascoltando, White di, di sì per favore, perché sì, esatto. abbiamo bisogno ne di Ne abbiamo te. bisogno assolutamente perché né io né lui abbiamo la forza. Ok. Allora, intanto vado a recuperare un po' di domande che sono rimaste più in alto. Quando esce Doom 4, boh! boh. Ci sono novità speranze su Kingdom Hearts 3? No! Sì, non ci sono novità, ma speranze ci sono. Speranze sì, quelle speranze. Esatto, speranza, le novità morì. però non ci sono, no? Ok. Eh, poi, che cosa ne pensate di una futura frattura del Day One di Metal Gear? L'ha già sentito. fatta la fruttura del day one del Metal Gear su in vari negozi italiani che, come al solito, è sempre quella mostra la grande serietà dei negozianti italiani. Sì, ma è sempre lo stesso, lo stesso giochino del cazzo che succede tutti i maledettissimi anni. Il negoziante piccolo non può sopravvivere dal rispetto al negoziante grande, sì, è come sopra no? È, è comunque sbagliato: è comunque sbagliatissimo. Eh. Non è giusto e ci vorrebbero delle sanzioni per, per arginare il fenomeno. È ancora più ridicolo il fatto che tu, giornalista, devi aspettare il day one e invece un ragazzo che può andare a comprarlo nel negozio. A Roma, a Napoli, o dove, o, dove, o dove magari hanno rotto il day one, in qualunque posto sia, eh, può giocarci una settimana prima di te e fare eventualmente video su YouTube quando tu invece sei bloccato da un NDA. Queste sono cose abbastanza ridicole, ma sono cose ho che ho detto colleghi abbastanza incazzati sulla cosa. Sì, contra, giustamente. Ma che ha sono, detto io non posso recensire il gioco fino all'uno, all però la gente però già ci sta giocando. E il fatto è che effettivamente è una roba abbastanza ridicola. Ma anche lì, come fai a arginare centinaia di piccoli negozi di videogiochi in giro per l'Italia? Come puoi fare? cioè questi campano di quello, il motivo per cui vendono ancora giochi in larga parte è perché fanno arrivare la roba prima rispetto a GameStop e alle grandi catene, è tutta lì, se no morirebbero tutti, già il retail è in una brutta posizione, figurati se anche devi andare a sfidare dei, dei colossi, quindi è un circolo vizioso di quelli difficili da spezzare. Ragazzi sul DLC di GTA 5 non ne sappiamo nulla al momento, No, ehm, assolutamente anche perché niente. come ben sapete, ve l'abbiamo spiegato mille volte, Rockstar è più blindata... Di una Sara cinesca chiusa dentro un cavo e a sua volta circondata da un fossato coi coccodrilli. Quindi non sappiamo assolutamente nulla. Eh, poi, gol 3S 22 che è al suo primo QA. Complimenti per aver perso la verginità, Volevo sapere che influenza avrà. Eh, su Big Boss il corno che ha in testa e sapere che cos'è. Chiaro che non ho intenzione di spoilerarti che cos'è e che influenza ha. A volte era ehm... lungo, a volte era corto nei trailer. A volte era Quindi... lungo, a volte era corto nei trailer. Quello è una cosa dipende che è una cosa che Kojima usa <ride> un po' per fare, no, non dipende da quello, no. non dipende da quanto è vicino a Quiet. Se è quello <ride> che mi stai chiedendo, io pensavo eh, che è il corno, e invece no. Okay. Eh, ma è una cosa che lui usa a livello di immaginario nelle cutscene. Ma non, non vi svelerò cos'è il corno e perché è lì Iceman 452 uh, no, Edge è inglese Edge è inglese, non è americano Edge è, inglese, non è, americano. Edge è, è una rivista inglese, infatti mm. si paga in sterline e costa un fottio ah sì, <ride> costa veramente costa un tipo pieno. 5 sterline no di più, ovvia. mi sa che sta sulle 7 o le 8 Mamma addirittura mia, è allucinante mm. Cosa ne pensate di gaming YouTube? Eh, che sarebbe. YouTube Gaming? gaming. parla ne tu perché sei tu quello che stai guardando. Sì, l'ho provato. E... Allora, ho fatto in, in via sperimentale il, la diretta di ieri sera sia sul nostro canale Twitch che sul canale YouTube. YouTube Gaming. Allora, a differenza dei primi test, in realtà YouTube Gaming presenta un ritardo molto più basso rispetto a prima. Ok, perché prima, quindi non più due minuti secchi, ma... non più due minuti, non più un minuto come nei primi test, ma. L'altro giorno, quando abbiamo fatto il test io e te, ehm, eravamo arrivati a 15 secondi. Mm. Considerando che Twitch me ne tiene 12, siamo lì di... in linea. Quindi, questa è un'ottima cosa. Mi restano molti dubbi su alcuni aspetti. In primo luogo non si possono creare con facilità gli highlight. Non ci okay. riesco. Dopo che è stato salvato il DVR, ehm, non riesco a tagliarlo più perché se dura più di un'ora non puoi più accedere al. Alla... Al meccanismo che ti permette. Che è un po' un po' paradossale, però, considerando che lo fai direttamente da Twitch e non lo in puoi, Twitch fare lo YouTube. puoi fare. Su Twitch lo puoi fare e su YouTube, cioè in Twitch lo puoi fare, lo puoi caricare su YouTube, ma da YouTube non lo puoi fare. Che roba. Quindi c'è questo aspetto qua. Eh, poi mi hanno detto alcuni mi hanno segnalato che eh, la qualità del video sembra migliore su YouTube. Mm -hmm. Mi sembra strano, francamente, perché su YouTube l'altro giorno stavo streamando a una qualità più bassa, e in replica l'ho notato. Si nota che è una qualità. Bassa, però alcuni hanno un'esperienza di visione migliore su YouTube. Probabilmente perché non riescono a leggere a reggere il, il, di sì, 3, il player di, di, Twitch. di Twitch e ehm, ci sono altre magagne che non vi sto qui a spiegare, cose tecniche. Eh, però, insomma, diciamo che YouTube, da un punto di vista di infrastruttura tecnica, sta cercando di fornire un servizio all'altezza di Twitch. Eh, C'è il vantaggio grosso che YouTube ti fa monetizzare da subito però io non riesco a capire quanto ti fa monetizzare e se anche dal live, oh. no, da live no dal da live ti fa monetizzare c'è un okay. pulsante per far partire le pubblicità okay. però non riesco a capire quanti soldi genera ok perché questo non c'è un dato preciso legato chiaro, solo a youtube è Game. sempre molto fumoso quindi mm. questo sarà un, un punto molto importante per chi farà streaming stream, su youtube perché ehm. se youtube applica lo stesso CPM, cioè eh, la stessa quantità di, di soldi per migliaia di visualizzazioni di Twitch? di, no, di YouTube ah, di YouTube? di se stesso sono cavoli amari perché YouTube ha un CPM di 2 dollari sì. 3 che è veramente poco perché in diretta se tu hai mille persone connesse e fai partire una pubblicità prendi fai 2 dollari, fai dollari. Mm. su Twitch se hai mille persone connesse e fai partire una pubblicità ne prendi 5 o 6 e eh, direi che un po' di differenza c'è eh come. sì c'è un po' di differenza. Eh, però, sì, insomma, vedremo vedremo un attimino come la evolveranno e come la gestiranno. Di sicuro, okay. andiamo avanti con le domande. Eh, Lui, che lì, cosa ne lì. pensi i pregio della saga di Halo? Ti chiede la domanda. A me è sempre tu. piaciuta molto. L'ho sempre apprezzata moltissimo. Ho sempre adorato il suo multiplayer. Lo ritengo uno dei più divertenti tra gli shooter. Forse se non a livello strutturale come gameplay, uno degli shooter migliori su console in assoluto per quanto riguarda il multiplayer con alti e bassi chiaramente c'è aspetto abbastanza impaziente allo 5 perché ci sono tante novità che stanno inserendo all'interno del sistema che mi stuzzicano non poco però appunto bisognerà vedere bisognerà valutare insomma Roccuman ti rispondo alla tua domanda sui problemi del sito di Spazio Games abbiamo avuto un problema con una pubblicità che faceva sì. crashare eh, sì, su Mac sembrerebbe, ma su... Anche, anche su Windows, anche su ah, Windows okay. solo su Google Chrome. Okay. Eh, credo sia stato risolto adesso, però sì. se ancora avete problemi che vi si vede tutta Fate una pagina bianca, un F5, F5 dovrebbe no, ma magari scrivetecelo anche nel forum sì, esatto. eh, che magari cerchiamo di risolvere. Ok, GameStop rompe day one? No, GameStop non rompe mai, day one. Non rompe mai day one, lo rompe soltanto a livello locale se. Per esempio, il negozio a fianco lo rompe. Lo rompe, esatto. Ma di norma GameStop non lo rompe, rompe mai il day one. Eh, poi. Come mai Namco Bandai non si decide a presentare Tekken 7 per le console? Chiede Marcan. Probabilmente ci stanno ancora lavorando, ragazzi. Stanno valutando un attimino co come quando metterlo fuori, quando tirarlo fuori. Adesso non è uno dei periodi migliori per i picchiaduro, in realtà eh, ne sono, usci sono usciti un po' di una certa importanza. È difficile dire se Tekken potrà un attimino rompere il ghiaccio. Uh, credo stiano valutando a livello commerciale quando tirarlo fuori, credo che comunque stiano ancora lavorando alacremente sulla versione console tra contenuti roba varia, perché ricordiamoci che la versione arcade non ha una campagna non ha uno story mode, non ha modalità alternative quindi sicuramente c'è molto lavoro da fare ok, Al Marco 81 ci chiede che cosa ne pensiamo di un vecchissimo gioco del NES, ovvero Zelda, cassetta dorata per me è capostipite dei giochi di avventura. Beh, è il capostipite dei giochi di avventura, cosa, cosa ne dobbiamo pensare? So. È chiaramente un capolavoro e un titolo che ha, che ha segnato una generazione. Che tuttora segna molto. Mi stai giochi. chiedendo, praticamente se Guernica di Picasso. È un bel sì, disegno. Sì, esatto. Cioè. O, cioè eh. È eh. uno degli iniziatori, una pietra miliare del gaming in generale. Se giocato, non l'avete giocato, preparatevi a bestemmiare e a morire tante tante, tante, tante volte. Tante volte, esatto, perché erano altre ere in cui i giochi erano molto meno intuitivi di quanto... e Per pensa. riuscire ad arrivare tipo al quarto labirinto... serviva una bomba in un posto dove, che non si capiva bene dove cacchio era. Oppure e... lapidi da spostare a caso. Sì, esatto. Quindi assurdo. non era proprio il più intuitivo dei giochi. Assurdo. Ma c'era Nintendo Power per questo in generale. E il servizio cliente a pagamento. Lui. Esatto. L'166, la hotline di Nintendo. La hotline Ciao, di nintendo. sono nintendo. Ciao, sono nintendo. Metti la bomba qui. <ride> Ti aprirà un passaggio. <ride> Vai così. E poi l'hanno chiuso per antiterrorismo. Questo il... Giustamente, giustamente. giganton 88. Il Valentini, che fine ha fatto? È in vacanza fino all'1 settembre. L'1 settembre torna. E... Ma può anche starsene via <ride> se vuole su Nintendo NX, ragazzi. Non sappiamo nulla, non sappiamo nulla né noi né nessuno. Dico... Sembra che sia solo digital. Boh, non si, si, si parla di scena, si sono visti dei presunti eh, brevetti, predetti. ma se ne sa veramente poco, pare sia una console solo digital, di sicuro sarà abbastanza innovativa perché gli investitori che l'hanno vista sembrano molto convinti, in particolare Square che ha già confermato di volerci spostare a Final Fantasy XIV, mm. E no, no no, non no, Final Fantasy 14, eh, il nuovo Dragon Quest l'ha già confermato per Nintendo NX, quindi sicuramente ci sono case e distributori che hanno già delle specifiche abbastanza solide su come sarà una nuova console. Eh, e si può pensare che a livello di potenza sarà molto simile o superiore a PS4 e Xbox One perché se ci va il nuovo Dragon Quest ed è un titolo pensato per PlayStation 4 è probabile che il livello di comparto tecnico sia quello eh, è difficile valutare altrimenti che cosa sarà Leo Zamba 9312 ci chiede se possiamo dimostrare il nostro personale amore per i videogiochi hai fatto una follia per i videogiochi te e eh, una volta in vacanza con i miei amici invece di andare con loro fuori, ho giocato per tipo due settimane a Drakengard. E alla fine mi guardavano come un pazzo. E Drakengard è anche un gioco di merda, eh, a, livello di, a livello di video di, di gioco. Gioco però la storia mi aveva preso un casino e quindi io lo stavo giocando fortissimo. E niente, quindi eh, credo che uno, de, uno dei miei amici ogni tanto racconti l'aneddoto in cui torna a casa la sera dopo aver cercato dei cinghiali nel bosco e vede un pazzo con una coperta su la testa che lo guarda e fa drakengard drakengard con gli occhi rossi che non dorme da tre giorni e, va bene, ma è solo una delle tante io ho fatto cose orribili tipo? non lo so ho chiesto alla mia fidanzata di sposarmi mentre andavamo alla gdc quindi ah beh sì, tra, le, tra le varie cose tra le varie cose orribili Bene, no, sì. ma è stata contenta, dai. <ride> sì, 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 sì. Beh, io come regalo alla mia ragazza ho fatto la, la, la P-Boy Edition di Fallout 4. Questa è una follia. Non è una follia, in realtà è un bellissimo regalo, soprattutto se... Ma la... te lo fai per te. No, lo fai per... Se la tua ragazza piace Fallout glielo regali a lei, è giusto così. A me va bene anche in digital, non ho problemi. Comunque. È un regalo interessato, perché poi ti metterai tu il pip boy e sarai lì a fare no, <ride> minchione per tutti. Non giorno. è così, non è assolutamente così. Ok, Jimbo è tornato normale nel frattempo? Sì. Sì. Con, okay. uh, con i resti della sua vittima? Va bene, e poi... Facciamo un altro paio di domande che ormai è che Torneranno le mie dirette di fallout, ragazzi, ve lo prometto, appena un sì, attimo sì, di sì. tempo. Solo che... solo che adesso non è facile. Fate conto che la settimana scorsa ero qua da solo perché lui era a recensire Metal Gear, Tommaso in vacanza esatto. da due settimane, quindi vedete voi. No, non è stato una... un periodo facile questo, ragazzi, assolutamente. Ok, poi eh, arriviamo verso la conclusione. Cicciolina, nonostante i suoi anni, sta in forma, dice Alex Serdea. Sì, se la chirurgia le... plastica funziona un sacco bene. Se ti piacciono bene. le granny. Eh. A proposito, l'hai vista quella signora oggi, al... la... la signora bionda che avevamo di fronte mentre mm, mangiavamo no. al ristorante? No, non l'ho vista, perché io ero già dall'altra parte, quindi... Sono quelle che era così tirata che quando sorride gli si apre il buco. <ride> no, che brutta immagine, va benissimo così. Dopo questa perla possiamo veramente chiudere il live, fai un'altra domanda se ce ne sono interessanti, se no eh, salutiamo in allegria. Ci sono domande interessanti? Eh, sto guardando se faremo altre live con, come War Thunder se ci saranno occasioni di questo tipo anche a livello commerciale sì perché comunque è un bello sforzo cioè comunque mh, organizzarli non è così facile però insomma volentieri eh, avete notizie su Horizon Zero Dawn? Nulla che non si, sa che si sappia, che non si sappia già da quello che si è visto. Al di fuori del fatto che lo, lo hanno descritto come un misto tra Assassin's Creed, eh, un GDR, Monster Hunter, non so quale altro gioco avevano tirato in ballo nel mix. Ma insomma, ci sembra di capire che sarà un una sorta di GDR action con la mobilità all'Assassin's Creed molto libera. Ma un po' automatizzata Bull97 ci chiede se, vogliamo, se, se vogliamo bene a, a chi ci segue certo che vogliamo bene a chi ci segue assolutamente e tu, mi scuso Bull per ieri sera esatto, prometto in cui... che la prossima volta ti darò un bacio <ride> <ride> mentre lo faccio sei una vergogna d'uomo non si infierisce sui, tu, sui tuoi utenti <ride> <ride> mentre si gioca online Comunque. ma no, no non volevo infierire però è stato troppo <ride> divertente quello che è successo ieri sera e okay. perché non si parla mai di un Bullet Storm 2? Perché Bullet Storm 2 è male. stato un grandissimo successo commerciale, esatto. E basta, direi che. Possiamo finire qui: eh, il live l'abbiamo fatto come sempre, siamo molto contenti di essere stati con voi, di essere stati in vostra compagnia. Eh, grazie per le domande, ragazzuoli. Se siete tornati quasi tutti dalle vacanze perché ce n'erano già un'ottantina nel giro di qualche ora di, di commenti aperti. Sì, cacchio, ci sono 1200 rotti persone esatto siete, siete tornati sempre, allora. siete tornati dalle vacanze siete tutti qua con noi siamo evviva. tutti felici di avervi qui ancora una volta ragazzi io vado nella terra delle pornostar per 4 giorni sta quindi... per andare in Ungheria signore e signori Visiterò il museo di Dark Souls la landa Souls. pura la landa di Dark Souls come avete detto voi che come ben sapete è ambientato in Ungheria esatto <ride> no eh, al di fuori di ciò basta ci vediamo alla prossima augurate buone vacanze Lorenzo. Yes. Ciao! Ciao.